Prove di grande viabilità iniziati con l'Audi del viadotto di Cattinara, il completamento del terzo lotto entro l'ottobre del 2008. Verifiche per i tir, al valico di Ferneti controlli di efficienza per i mezzi che entrano in Italia, e meno sicuri risultano i camion dei paesi dell'est. Piogge in arrivo, importante cambiamento meteorologico tra domani e giovedì con temporali localmente anche molto forti. 2 mesi senza paga, allarme dei dipendenti della Roncadin che produce pizze surgelate, domani un vertice in regione a Udine. Atenei passato e presente, a Udine l'università si prepara a festeggiare i 30 anni, a Trieste è presentata un'indagine sui laureati. Per chi non va al mare, l'Isonzo è la meta preferita dai goriziani che rimangono a casa, ma c'è il pericolo delle piene improvvise. Buonasera dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia, ancora una buona notizia sul fronte della viabilità nel nord-est, dopo che ieri è stato inaugurato il primo tratto della tangenziale di Mestre. Oggi sono cominciate le prove di carico sul viadotto di Cattinara, uno dei passaggi più importanti della grande viabilità triestina, ma sentiamo i particolari nel servizio di Giuliano Sada. 4 camion per corsia, ognuno con un carico da 40 tonnellate su ognuna delle campate. La struttura deve flettersi entro il valore teorico calcolato per poi riassestarsi sui valori di partenza, il tutto misurato da sensori e computer. Il collaudo del viadotto di Cattinara, l'infrastruttura più importante della grande viabilità triestina, è iniziato oggi e continua per qualche giorno, sino all'ok tecnico. 3.800 tonnellate il peso dell'acciaio impiegato, 340 metri di lunghezza, tutto in linea curva. Importante passo avanti in vista del completamento del terzo lotto della grande viabilità che collegherà Trieste e il suo porto con le linee di comunicazione e tassello fondamentale per il nord-est dopo il completamento del primo tratto del passante di Mestre. La parte infrastrutturale, affermano i tecnici della Collini Costruzioni, l'impresa appaltatrice, è stata completata al 95%. Ora si passa all'impiantistica di sicurezza nelle gallerie. Un sofisticato programma di esercizio che collegherà tutta la grande viabilità e anche la bretella, la Cotticci Rabuiese. L'opera completa potrà essere utilizzata sicuramente, perizia suppletiva permettendo ovviamente, entro il 30 ottobre del 2008. È ovvio che la ditta e l'impresa esecutrice delle opere ce la metterà tutta per riuscire a consegnarla in anticipo. Per l'impiantistica di sicurezza nelle gallerie è previsto un costo di 17 milioni di euro sui 256 milioni complessivi dell'opera.